Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Sneakers Bar da Claudio e Marco. Ce lo chiedete in molti: da dove iniziare la collezione, che scarpa bisogna avere per forza nella nostra collezione. Allora siamo messi lì e abbiamo pensato, abbiamo detto: ma dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Ci siamo chiesti e la risposta è stata, da parte mia, ho detto: ma dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Air Jordan 1, ragazzi, classicone. Ce l'abbiamo qua in cantina. Scusate, vado giù, torno su subito. Potete prendere 1000 colorway diverse. Queste sono alcune delle colorway originali. Abbiamo le Chicago, fantastiche. Qualsiasi di queste. Abbiamo le Bread, fantastiche. Abbiamo le Black Toe, abbiamo le Royal e abbiamo le Shadow. Ragazzi, qualsiasi di queste va bene e va. È un must da avere anche nella propria collezione. Le ultime appena uscite. Appena quelle di Sylvester. Ah, di Nigel Sylvester, sì. Come cazzo si chiama? Non sono OG. Non sono OG. Comunque, qui taglio. Fa. Bene, Air Jordan 1, impossibile non avere una collezione, importantissimo. Un must. Ma dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Da nessuna parte. Almeno una bisogna averla. Esatto. Ho pensato ancora, ma dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Altro classicone che tutti dovete avere, ragazzi, perché lo si trova facilmente, costa poco, è fresh, è clean, ha fatto la storia, comoda, bene sia per l'estate che per l'inverno, alta, bassa, un po' con tutto. Sto già guardando giù in taverna, dov'è? Stiamo parlando di Air Force One, ragazzi. Air Force One, qui nella colorazione low cut, total white, un classico che bisogna avere assolutamente. Dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Anche qui direi poco lontano, poco lontano nello sneaker game se non hai l'Air Force One. Importante, molto importante. Però non ci fermiamo ai classiconi, perché sarebbe troppo facile elencare i classiconi. Bisogna anche un po' mettersi alla moda, bisogna anche un po' mettersi nel moda tra virgolette, diciamo un po' ai tempi moderni, meglio dire. E ultimamente la storia la sta facendo molto Adidas e penso che ognuno di noi debba avere una scarpa così comoda e così stilosa e così figa da poter essere indossata in qualsiasi momento e da poter essere portata con tutto, a mio avviso. Stiamo parlando delle Adidas Ultra Boost, in questo caso le 1.0, trovate in 1000 colorazioni, trovate in modello 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, poca la differenza, grande il comfort, le trovate molto, molto spesso anche scontate e ragazzi tutti dovete avere un Ultra Boost e se non avete mai provato l'Ultra Boost non sapete cosa vi state perdendo. Se stiamo parlando di sneakers e non mi avete provato il Boost, non mi avete provato l'Ultra Boost, non ci siamo. Dovete provarlo e poi potete discutere meglio di quello che è il mondo sneakers e capire un po' di più un po' tutte queste tecnologie nuove che sono uscite, come il React e tutto. Ma provate il Boost, provate l'Ultra Boost, scarpa da avere assolutamente nella propria collezione, scarpa da mettere su, assolutamente da indossare. Quando io vedo uno con l'Ultra Boost, gli guardo i piedi e dico: bravo fratello, ottima scelta, ne capisci. Per cui Ultra Boost assolutamente da avere nella propria collezione. Dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Da nessuna parte. Il Boost is life, mi raccomando. Non mi sono fermato qui, siamo rimasti sempre nel tema del Boost. Hanno fatto l'hype degli ultimi anni, adesso finalmente escono, restoccano ed escono in grande numero. L'aveva promesso Kanye West, una collaborazione tra Kanye West e l'Adidas, e stiamo parlando delle Easy 350. Anche qui, ragazzi, al giorno d'oggi almeno un paio di Easy, non dico che dovete averlo, però sarebbe buona cosa per uno sneakerhead. Molti mi daranno conto perché magari sono molto affiliati alla Nike, molto amanti dello swoosh, poco dell'hype dell'Adidas, però a parte l'hype è una scarpa che è molto comoda, a mio avviso molto figa, facile da mettere su, facile da togliere, per cui veramente il comfort è massimo. Adesso usciranno anche fluo. Adesso finalmente, a parte che usciranno anche fluo, ma usciranno finalmente in gran numero, per cui sì, tutti potrete prenderle e ragazzi non fate l'errore di non prenderle perché adesso sono in numero poco limitato. È una grande scarpa, è una scarpa che
tra virgolette, ha fatto anche lei la storia, sta facendo la storia, nulla da dire, e quindi sicuramente una scarpa da avere oggi per uno sneakerhead. Easy 350 V2 col boost, tanta roba. Marco, anche lui ha dovuto partecipare. Anche io dalla cantina ho tirato fuori qualcosa. Esatto, perché lui è grande armante dell'Air Max. Dove perché vai se solo... questa scarpa non ce l'hai? Sicuramente. Qui abbiamo solo le 90 e le 1, però secondo me anche le 97 e le 95 hanno fatto la storia e sono delle grandi scarpe da avere sicuramente. Sì, che sia Air Max 1, che sia Air Max 90, che sia 97, 95, 1, insomma, qualsiasi di questa silhouette Air Max hanno fatto la storia e stiamo parlando ancora oggi, è una grande tecnologia l'Air, e l'Air Max hanno fatto la storia. Thinker Hatfield ha lanciato questa bubble qua dietro visibile, ha fatto vedere il cuscinetto d'aria e da lì è impazzito ed è, ha fatto un po' veramente la storia del brand con lo swoosh del Nike. Quindi dove vai se questa scarpa non ce l'hai? Assolutamente da avere una collezione, meno un paio di Air Max. Queste? Qualsiasi colore, materiale, ce ne sono migliaia. Tantissimi, qualsiasi modello, qualsiasi. Io qui ho le due OG, la 1 e la 90, ma potete sbizzarrirvi in qualsiasi colorway o qualsiasi modello, qualsiasi collaborazione, qualsiasi prezzo scontato, non scontato, le trovate in ogni solfa. Per cui, queste sono quelle che abbiamo elencato noi, perché ci avete detto, ci avete chiesto, ragazzi, fateci sapere quali scarpe devo assolutamente prendere, quali scarpe devo assolutamente avere. E secondo me uno sneakerhead o comunque un appassionato di scarpe che vuole entrare in questo mondo, queste deve averle, queste sono un must, a mio avviso. Sono dei classiconi, sono un must, non solo classiconi, ma comunque un must da avere, da provare per capire anche un po' l'evoluzione, sì. Quindi passata dall'Air al Boost, insomma, un po' tutta questa evoluzione anche nel design, dalla pelle al Prime Knit, un po' un'evoluzione nel design. Fateci sapere, questa è la nostra opinione, naturalmente ognuno avrà la sua, fateci sapere qual è la vostra opinione, quali sono le scarpe che, ma dove vai se quella scarpa non ce l'hai? Fatecelo sapere qui sotto nel listone, facciamo un listone nei commenti, mi raccomando. E spero vi sia piaciuto il video, thumbs up se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, sotto il link Instagram, Facebook e Telegram per tutti i nostri social. E ci vediamo alla prossima, Marco, giusto? Alla prossima, ciao ragazzi!